Ed ora approfondiamo il tema del ruolo del capofiliera a sostegno dello sviluppo della catena di fornitura e lo facciamo insieme a Marco Mignani, Advanced Manufacturing e Mobility Leader EY Med. Sentiamo. Buongiorno anche da parte mia e ben trovato Ingegner Marino di Ansaldo Energia, il Buongiorno. leader nella transizione energetica con oltre 250.000 megawatt installati in oltre 90 paesi, circa 4.000 persone, la più grande azienda italiana, una delle più grandi al mondo per la fornitura, per l'installazione e il servizio di impianti per la produzione di energia. Ingegnere, pochi mesi fa lei ha presentato il nuovo piano industriale di Ansaldo Energia, molto ben accolto dagli stakeholder, e successivamente l'aumento di capitale sociale sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti e i risultati della semestrale ci raccontano la storia di un gruppo che sta andando nella direzione corretta, grazie anche, mi verrebbe da dire, all'aiuto di una filiera di fornitori importanti che voi controllate. Qual è il ruolo di Ansaldo Energia come capofiliera e qual è il contributo dei principali fornitori? Beh, Ansaldo Energia è il capofiliere di una catena di valore ad alta tecnologia ed è strategica per il paese. Alta tecnologia perché sono solo quattro le nazioni al mondo che possono vantare la tecnologia che vedete poi nella foto alle mie spalle di una turbina a gas. E questi quattro paesi sono Stati Uniti, Germania, Giappone e poi con orgoglio anche la nostra Ansaldo Energia in Italia. E poi è strategica perché il controllo delle fonti energetiche è da sempre un driver per l'economia di un paese, è strategica perché in questo momento siamo in piena transizione energetica e quindi è la spinta verso la sostenibilità. Parliamo poi di numeri, di una filiera che è formata da centri di ricerca, università e da un parco fornitori molto importante. Con i centri di ricerca abbiamo attualmente in corso 40 contratti di partnership, il mondo fornitori vale 748 milioni nel 2019, il 70% sono fatti in Italia, vuol dire che oltre 500 milioni sono fatti in Italia. Sono fatti da un parco fornitori molto variegato, ma la maggior parte sono ad alta tecnologia. Ricordiamo che nei primi 20, 12 sono tutti italiani. Quindi il ruolo della filiera è determinante, è determinante per tutto il tessuto industriale italiano, che ricordiamolo è il secondo in Europa e tale deve rimanere. Deve rimanere anche in un momento di transizione così importante, perché è un patrimonio di know-how, ma in questo momento che siamo in piena curva esponenziale di crescita e di innovazione tecnologica, è anche importante sapere che con la stessa velocità in cui vediamo lo sviluppo tecnologico, alla stessa velocità c'è il deprezzamento del sapere, quindi questo know-how, che è un patrimonio, nel giro di un anno potrebbe anche essere completamente deprezzato, a favore di nuove tecnologie. Ecco quindi che, lavorare con la filiera in partnership è estremamente importante. Sono necessarie, alcune componenti, quindi un allineamento degli obiettivi, avere una visione comune. Bisogna avere un accesso al credito facilitato, ma non è solo il credito che aiuta, questa spinta, è la possibilità di avere questo credito, ma, potenzialmente di dividerlo su più attori in modo da mantenere le aziende asset light. Significa avere la bassa ammortamento, che è la chiave per essere poi competitivi sul futuro. Credo quindi che si debbano consolidare gli investimenti in innovazione, potenziando però soprattutto anche gli investimenti in capitale umano. Grazie ingegnere. Parlando di tecnologia, Ansaldo è un lighthouse plant e questa definizione, come dire, ci racconta non solo, a mio giudizio, almeno il prestigio di essere un player importantissimo a livello nazionale, come traino, se vogliamo, nella transizione 4 paese, ma ci racconta soprattutto la passione per la ricerca, per l'innovazione continua delle vostre 4.000 persone. A che punto è il lavoro fatto da Ansaldo per affrontare questa sfida e in che modo i vostri fornitori principali vengono coinvolti in questo processo? Come dicevamo, Ansaldo è un'azienda che ha nel proprio DNA, da oltre 160 anni, il ruolo di essere uno degli innovatori industriali del paese.
E lo facciamo e continuiamo a farlo, però dobbiamo anche vedere a un mondo che cambia velocemente, quindi essere innovatori oggi significa avere un'impostazione diversa. Noi siamo abituati a essere degli innovatori di business, degli innovatori di processo, oggi si deve essere degli innovatori totali, significa che bisogna lavorare su tanti aspetti e uno degli aspetti più importanti è lavorare su tutta la filiera che compone poi il nostro mondo, la nostra competitività. Quindi in questo contesto io credo che il progetto dei Lighthouse sia molto centrato e molto attuale. Il progetto Lighthouse significa essere dei fari per l'innovazione, è un progetto portato avanti dalla Fabbrica Intelligente, noi abbiamo l'orgoglio di essere stata la prima azienda ad essere certificata come Lighthouse. In maniera molto semplice diciamo che essere Lighthouse vuol dire sviluppare delle tecnologie e poi rendere disponibili a tutti i componenti della filiera. L'azienda ha iniziato 4 anni fa questo percorso, sono già numerosi casi di successo che abbiamo portato e credo che sia il modo intelligente, permettetemi la parola, di fare sistema in Italia, perché è la possibilità di condividere degli investimenti importanti che altrimenti sarebbero inaccessibili per tutta la filiera, è il modo intelligente per condividere delle esperienze, perché mettere in pratica tecnologie nuove non è facile e quindi possiamo accedere appunto ai big data, alla robotica e ad altri aspetti che le nuove tecnologie ci stanno dando. Grazie, grazie ingegnere. Questo riferimento alle tecnologie mi fa fare un salto logico, se vogliamo, al tema del Covid. Abbiamo ascoltato nei panel precedenti quelli che sono gli impatti di natura finanziari, potenzialmente occupazionali del Covid. Evidentemente però il Covid ha in qualche modo agito anche come un potente acceleratore di alcuni trend di evoluzione tecnologiche non soltanto, che erano già presenti evidentemente prima della pandemia, ma che grazie a questa o a causa di questa hanno subito un evidente processo di accelerazione. Nel vostro caso specifico, molto peculiare, probabilmente non del tutto analogo a quello di altre aziende manufatturiere, come avete vissuto comunque l'emergenza Covid? E come dire, cosa state mettendo in piedi per un programma di ripartenza verso quello che tipicamente definiamo come normal post-COVID? Sì, lo voglio dire molto chiaramente perché per me questo è un motivo di orgoglio. Noi abbiamo limitato in maniera considerevole gli effetti del Covid. Certo, noi siamo in un mercato in cui la domanda è anelastica, facciamo grandi centrali, quindi quelle vengono realizzate in ogni caso. Però allo stesso tempo abbiamo avuto la possibilità di lavorare in straordinario il sabato e domenica e soprattutto lavorare anche tutto agosto. Abbiamo appena chiuso il mese e abbiamo fatto le stesse ore produttive di un normale mese. Questo ci dice molto, ci dice che questo mondo che cambia impone una grande flessibilità, impone una condivisione degli obiettivi, impone la condivisione con i sindacati, con le nostre persone, che tra l'altro ringrazio perché hanno reagito in maniera molto positiva. Quindi è un cambio soprattutto di mindset, è un mindset che impone flessibilità e agilità. Direi quasi flessibilità e agilità oggi più importanti addirittura dell'efficienza, non l'avrei mai pensato qualche mese fa, oggi è così, quindi la possibilità di poter lavorare in maniera flessibile, anticipare i problemi del futuro e tenere la barra dritta, come si dice in questo momento, è sicuramente significativo. Certo, poi ci sono anche delle dinamiche che impongono una trasformazione importante, lo dicevamo prima, l'utilizzo delle nuove tecnologie è anch'esso importantissimo. Per esempio, in pieno lockdown avevamo la necessità di mantenere il servizio di alcune centrali elettriche in giro per il mondo, che avevano la necessità evidentemente di fare un'erogazione continua di energia elettrica, non potendo viaggiare, i nostri tecnici hanno potuto guidare dei tecnici locali tramite alcuni smart glasses collegati in remoto con la centrale di Genova, collegati con i nostri disegni, con le nostre procedure di manutenzione, e abbiamo potuto risolvere alcuni problemi manutentivi e andare avanti. Quindi la tecnologia anche ci viene in aiuto, è una tecnologia che lo stiamo leggendo sui giornali come l'intelligenza artificiale, o i big data stanno risolvendo alcuni problemi sui vaccini. Io credo che riportate nelle nostre aziende, big data, robotica, intelligenza artificiale sono sicuramente la ricetta per competere in futuro.
Grazie ingegner Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia, per aver delineato le linee strategiche per la ripartenza post-Covid e per il ruolo fondamentale della vostra società, della vostra compagnia, come capofiliera di un network di aziende straordinarie per competenze e per apporto tecnologico. Grazie ancora. Grazie a voi.